Ti piacerebbe imparare a recitare per la macchina da presa? Guarda che io sono già bravo, senti qua. Essere o non essere. Provo a darti qualche suggerimento. Cerco un gesto naturale, intero come il nostro. Io. Iscriviti con un gesto naturale al canale, c'è un'intera sezione dedicata a casting, agenti, attori. Ah, signorina! Intendevo dire veri attori. La recitazione è un'arte molto complessa, non pensare che basti qualche video per imparare a sostenere un ruolo, ma qualche consiglio te lo posso dare. Tieni sempre presente che la recitazione per la macchina da presa deve avvicinarsi il più possibile alla verità. E dubito che nella vita di tutti i giorni tu faccia espressioni di questo tipo. E invece troppo spesso, purtroppo, queste cose nei film italiani sono permesse. Ma se ci fai caso, le trovi in film che sono di livello non proprio eccelso. Tesoro, avevo voglia di vederti. Ma dai, sto lavorando, non dovresti venire qui. Verità dunque, ma tieni presente che qualche cosina occorre fare, altrimenti rimarrai lì con la faccia da pesce lesso ogni qualvolta non hai una battuta. Pericolo quest'ultimo molto grave. Provo a mostrarti cosa ne esci. Sì, anch'io ti amo. Ma come fai a scongiurare l'effetto risvegli? Ascoltando, amica o amico mio, perché sentire le parole del tuo compagno di scena non basta. Le devi ascoltare con attenzione, soltanto così potrai evitare la faccia da pesce lesso. Non solo, se ascolti con attenzione quello che viene detto dal tuo collega, hai anche l'opportunità di riuscire a dare una buona intenzione alla tua dibattuta. Infatti i dialoghi sono, si spera, ben scritti, quindi ascoltare quello che ti dice l'altro personaggio ti sarà molto utile per sapere e sentire come dire la tua battuta. Mi spiace, non stavo ascoltando. Ascoltando, dirai certamente la tua battuta in modo molto molto più soddisfacente rispetto a quanto non faresti, stando concentrato solo su te stesso. Ma ti mostro anche questa cosa. Indovina cosa non va in questa battuta. Dottor Victor Gruber, finalmente ci conosciamo. Cosa c'è che non va? Hai la sensazione che qualcosa non torni, no? Se vuoi puoi provare a tornare indietro e riguardartela. Fatto? Hai trovato? La mandibola non funziona. Quando nella vita di tutti i giorni finisci di parlare, lasci la mandibola con l'ultima vocale che hai pronunciato. Capito? Se ho appena detto sport, allora resterai con la consonante, insomma resterai con l'ultima lettera che hai pronunciato. Infatti la nostra mandibola in posizione di riposo non è serrata con i denti chiusi, ma è rilassata. Questi muscoli sono fatti per rimanere rilassati, tant'è che spesso, quando si dorme, si ha la bocca semiaperta. Infatti io la mattina trovo sempre il cuscino sbavato. Pensavo fosse colpa del tasso. E invece è colpa tua, amico, ma... Scusa, tu dormi con un tasso? Tecnicamente è una tassa. È una femmina. Ora, non ti sto dicendo che devi andare in giro con la mandibola aperta e con la bocca leggermente aperta in questo modo, chiaro, e neanche che quando non hai battute devi startene lì con la bocca spalancata ad aspettare, ma certamente è meglio se alla fine delle tue battute non serri le labbra, almeno non immediatamente. Questo a meno che nello studio del tuo personaggio non ci sia un qualche particolare motivo che ti porti a serrare la bocca alla fine di quella battuta. Ma se sei già bravo o brava da fare bene lo studio del personaggio, cosa ci fai qui? Mio cognato, dal lato paterno, aveva un cugino germano, lo zio materno del quale aveva un suocero, di cui nonno paterno aveva sposato in seconde nozze una giovane indigena, il cui fratello nei suoi viaggi aveva incontrato... Urlare! Non serve, anche perché se lo fai, il tecnico del suono ti rincorrerà per picchiarti, in maniera selvaggia, dato che gli hai cavato i timpani. Anche se il boom operator è più pericoloso, perché ha il bastone in mano. Sul set ci sono microfoni piazzati ovunque, ma soprattutto c'è il boom operator, che è questo tizio qui. Fare delle cose davanti al tavolino che nazica, però. Nazica ancora? Meno. Ti sei sempre allontanando. Ma nazica la vita, nazica il tavolino. Silenzio, oh, silenzio! Il suo compito è restare con il microfono il più vicino possibile agli attori, in modo da raccogliere quello che dicono in maniera il più pulita possibile. Ed infatti, quando gli attori si allontanano, senti un po' che succede. Come on, a substantial portion of the root structure was on our property, you know that? How can you call it their sycamore? I wouldn't have the heart to just cut down.
senti? Il suono diventa più lontano e, soprattutto nel secondo film, si sente molto rimbombo e infatti sono al chiuso. Quindi non serve portare la voce in maniera considerevole come faresti a teatro. È sufficiente fare attenzione ad un paio di cosette e, precisamente, chiudere bene le parole. Cioè pronunciare chiaramente anche l'ultima sillaba della parola, anche se non fosse tonica. Pronunciare perché è molto semplice, perché è una parola tronca e quindi l'accento è sull'ultima sillaba. Perché? Pronunciare sempre non è altrettanto facile, perché rischi di far uscire una roba così. Sempre. E sfortunatamente, i film italiani, ma ormai anche il doppiaggio, ahimè, sono pieni di parole non chiuse. Roba che uno si chiede... Cazzo ha detto? Dai una botta al decoder. Se è vero che urlare non serve, appoggiare la voce invece serve e come? Cosa significa? Significa che devi utilizzare un'emissione sonora che parta dal diaframma e non dalle spalle. Altrimenti rischi che la tua voce non suoni per nulla bene. Hai mai notato quelle persone, per esempio, che quando si arrabbiano iniziano a strillare e man mano vanno avanti, alzano sempre di più il tono della voce fino a diventare simile al verso del gallo? Mi fai arrabbiare tantissimo perché penso che a questo punto la nostra storia debba finire qui perché non si può andare avanti così! Ecco, questo succede perché la voce non è appoggiata e quindi si finisce ad urlare ad un'altezza tale da sembrare una pazza isterica. Per inciso, questa cosa è decisamente dannosa anche per le corde vocali, per questo molti insegnanti della scuola soprattutto hanno problemi di voce. Non perché usino troppo la stessa, ma perché la usano male. Questi due che hai visto stanno recitando? E come? Non stanno parlando, ma stanno recitando. Dimentica questo luogo comune che occorra parlare in continuazione. Si può recitare anche senza continuare a blaterare. Perché sentiamo la necessità di chiacchierare di puttanate per sentirci più a nostro agio? La recitazione è un'arte molto complessa. Ti sembrerà assurdo, ma è più difficile recitare rispetto a suonare. Perché lo strumento musicale fa quello che gli dici tu, ma se il tuo strumento è il corpo, la voce? Beh, il corpo, la voce, l'emozione a volte si impuntano e non c'è verso di farli suonare. Ovviamente questo è un parere squisitamente personale. Attendo qui sotto i tuoi commenti. Qualsiasi cosa, una domanda, un chiarimento, anche un suggerimento per il prossimo video sono ben accetti. Il mio canale è pieno di video che possono aiutarti a comunicare in maniera più efficace, quindi non dimenticare di guardarli. E se mi vuoi contattare per un rapido consiglio, l'indirizzo mail è sul sito web. E l'ogni chi se le fotte se ho sbagliato l'addizione.